Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Oggi andiamo a realizzare questi calzini bebè che calzano da 0 a 3 mesi. Potete farli in tantissimi colori, alla fine poi decorarli e abbellirli o con un pompon, come ho fatto in questo caso, o con un nastrino. Ricordo che sia il tutorial del pompon che del nastrino lo trovate già sul mio canale. Adesso andiamo a vedere l'occorrente. Io oggi andrò ad utilizzare questo filato acrilico molto molto morbido. È un gomitolo da 50 grammi con una lunghezza di 150 metri. Voi chiaramente potete usare anche un cotone se preferite. Poi abbiamo bisogno dell'uncinetto, nel mio caso è il numero 4, voi adeguerete l'uncinetto in base al filato che andate ad usare, forbice, ago da lana e un pezzetto di filo a colore contrasto che ci farà da marcapunti. Prendiamo adesso il nostro filo, come prima cosa andiamo a fare un anello magico che andrò a fissare con una catenella. E all'interno del nostro anello andiamo a fare 7 punti bassi. 1, 2, 3, fino a 7. Realizzati i nostri 7 punti bassi, andiamo a tirare la nostra codina, così il nostro cerchio si chiude. Andiamo a prenderci il nostro marcapunti. E in questo prossimo giro andremo a fare solo aumenti. Allora, aumento significa che nella maglia andrò a fare due maglie. Per cui entriamo nel primo punto e facciamo due punti bassi nello stesso punto. Nel punto successivo, due punti bassi. In quello dopo due punti bassi. Andremo a fare due punti bassi in ogni punto sottostante. Alla fine ci troviamo con 14 punti bassi. Terminato il nostro giro, spostiamo il marcapunti e in questo terzo giro andiamo a fare un punto basso singolo e nella maglia successiva l'aumento. E questo per tutto il giro. Allora, un punto basso singolo, nella prossima maglia l'aumento, due maglie nella stessa maglia di base, poi di nuovo un punto basso singolo e nella maglia successiva l'aumento, un punto basso singolo nella maglia dopo, in quella successiva l'aumento. Andremo a fare un punto basso, un aumento, un punto basso, un aumento per tutto il giro. Alla fine ci troviamo con 21 punti bassi. Terminato il giro, spostiamo il nostro marcapunti. Abbiamo adesso finito con gli aumenti. Adesso andremo a fare giro dopo giro un totale. Adesso, come avete visto, io ho già realizzato delle scarpine qua, dei calzini. Adesso dobbiamo andare a realizzare un'altezza di circa 7 centimetri, 7 centimetri e mezzo da dove siamo partiti fino a dove poi andiamo a iniziare a realizzare il tallone. Allora, io per fare 7 centimetri sono andata a realizzare 11 giri. Chiaramente questo dipenderà dal filato che usate. Se usate un filato più grosso, i giri saranno meno da fare. Se usate un filato più fino, andrete a fare più giri. Allora, importante è che poi voi alla fine vi trovate con un'altezza di 7 centimetri. Adesso andiamo a spostare il marcapunti e fare un punto in ogni punto del giro sottostante. Fino alla fine del giro sposteremo il marcapunti,
andremo a ripartire col prossimo giro fino appunto a realizzare un'altezza di 7 cm. Terminati i vostri giri, che come ripeto nel mio caso sono andata a fare 11 giri per appunto avere un'altezza di 7 cm, possiamo togliere il nostro marcapunti perché adesso andiamo a realizzare il nostro tallone. Quando siamo arrivati alla fine facciamo una catenella e voltiamo il nostro lavoro. Adesso entriamo qua nel primo punto, facciamo un punto basso, nel prossimo punto il secondo punto basso, nel punto successivo un terzo punto basso, un quarto punto basso nel punto dopo e un quinto punto basso. Adesso abbiamo fatto 5 punti bassi. Facciamo una catenella, voltiamo il nostro lavoro e torniamo indietro. Facciamo i nostri 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4 e 5. Quando abbiamo finito i 5 punti bassi, andiamo nel punto. Allora, qua abbiamo la nostra prima maglia bassa. Andiamo nel punto successivo, che è il primo punto libero. Entriamo in questo punto e andiamo a realizzare un punto basso. Cerchiamo di farlo un po' fisso questo punto in modo da non lasciare i buchini. Realizzato questo punto basso, facciamo una catenella, voltiamo il nostro lavoro. Adesso i punti non saranno più 5 ma 6. Entriamo subito nel primo punto e realizziamo 1, 2, 3, 4, 5. L'ultimo è sempre un po' più difficile da fare, però ce la possiamo fare. Abbiamo fatto 6 punti bassi. Adesso andiamo nel primo punto basso libero che troviamo, entriamo e facciamo un punto basso. Cerchiamo sempre di tirare bene questo punto. Catenella, voltiamo il nostro lavoro e torniamo indietro. Adesso i punti bassi saranno diventati 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ci cerchiamo il prossimo punto libero. Entriamo e facciamo un punto basso. Tiriamo bene, facciamo una catenella, voltiamo il nostro lavoro e torniamo indietro. Adesso i punti saranno 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 e 8. Di nuovo nel prossimo punto libero entriamo e facciamo un punto basso. Catenella, voltiamo il lavoro e torniamo indietro. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 e 9. Nell'ultimo punto facciamo l'ultimo punto basso. Di nuovo andiamo nel punto libero sottostante, entriamo e facciamo un punto basso.
Tiriamo bene questa maglia, catenella, voltiamo il lavoro. Adesso i punti bassi saranno diventati 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10 e di nuovo cerchiamo il punto libero, entriamo, punto basso, catenella, voltiamo il nostro lavoro e adesso le maglie saranno diventate 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11. Adesso abbiamo finito il nostro tallone. Andiamo comunque ancora nel prossimo punto libero, entriamo e facciamo un punto basso. Adesso andiamo a riprenderci il nostro marcapunti, perché l'unica cosa che adesso dobbiamo fare è fare dei giri uno dopo l'altro fino ad arrivare all'altezza della nostra scarpina. Adesso entriamo nel primo punto libero e andiamo a fare i nostri punti bassi, un punto basso sopra ogni punto basso del giro sottostante. E quando arrivate in questo punto, che è un punto un po' critico, ma non entrate in questo punto perché, come potete vedere, qua c'è già dentro la maglia. Voi andate in questa prima maglia bassa qui sopra, ripeto, non in questo spazio perché qua abbiamo già dentro una maglia. Andiamo qua sopra in questo punto, facciamo un punto basso e andiamo avanti a fare i nostri punti bassi. Se avete fatto tutto giusto e correttamente, dovete trovarvi con 21 punti bassi alla fine del giro. Quando siete arrivati alla fine del vostro giro, spostate nuovamente il marcapunti e andate a ripetere il prossimo giro. E così andate a fare giro dopo giro. Allora, io sono andata dopo il tallone a realizzare altre 11 giri di maglie basse. Chiaramente voi il calzino lo potete fare più lungo, più corto. Io ho fatto 11 giri perché poi vado a piegare il mio calzino in questo modo qua. Realizziamo adesso i nostri 11 giri e poi ci rivediamo. E quando abbiamo raggiunto l'altezza da noi desiderata, come ripeto, io ho fatto 11 giri. Andiamo nel prossimo punto, facciamo un punto bassissimo, in quello successivo un punto bassissimo, una catenella, tiriamo leggermente, allunghiamo l'asola, tagliamo il filo, sfiliamo il filo, andiamo a procurarci il nostro ago da lana. Nascondere questo filo all'interno del calzino, passando nelle maglie.
Possiamo tagliare poi il nostro filo. E come potete vedere, il nostro calzino è già pronto. Potete lasciarli così, piegarli, senza nessun tipo di decoro, o se no, come ho detto all'inizio, potete metterci il pompon, un nastrino. Questo poi dipenderà dai vostri gusti. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un like, abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial.